Sono Moreno De Biasi, artigiano del legno. La mia ditta si chiama Artwood, realizzo intagli e sculture su legno e poi vedremo anche altro. Inizio fin da giovane ad appassionarmi al legno, soprattutto per il suo profumo. Entrando nelle fagnamerie mi sono innamorato appunto del profumo del legno e quindi di questo lavoro. Avevo il nonno che faceva il falegname, ma purtroppo precocemente è mancato, ma mi ha trasmesso comunque la passione anche lui di questo lavoro. Gioco forza, ho dovuto fare la scuola del legno perché questo probabilmente era il mio destino. E per poi entrare da subito in realtà in una piccola falegnameria, una piccola ditta artigianale dove mi sono fatto le ossa, ho fatto l'esperienza e ho imparato il lavoro di falegname. Dopodiché sono passato a una falegnameria più strutturata dopo qualche anno. Sono diventato responsabile insieme a un'altra persona in questa falegnameria e durante il mio tempo libero ho cominciato a dedicarmi alla parte più artistica della lavorazione del legno. Questo è diventato proprio uno stimolo in realtà, lo stimolo di mettermi in proprio e creare un'azienda tutta mia, rivolta appunto alla lavorazione, soprattutto alla lavorazione artistica del legno, specializzandomi nella lavorazione di intagli e sculture. E quindi è iniziata là una nuova fase, una nuova parte del mio percorso. Sono riuscito in poco tempo, per fortuna, grazie a varie conoscenze, eccetera, a crearmi una nicchia di mercato, soprattutto con degli studi di architettura e con dei falegnami, per la realizzazione di intagli che vanno ad arricchire lavori particolari, soprattutto in casi di montagna, appunto collaborando con queste aziende. Pian pianino ho ricercato, facendo delle manifestazioni, delle fiere, eccetera, mi sono ricercato anche dei clienti privati dove realizzare delle sculture un po' più personalizzate, ancora più particolari. Mi ha portato a conoscere una ditta, un ristorante in realtà, che mi ha richiesto delle sculture per un parco didattico e mi ha impegnato diverso tempo, diversi anni, nella realizzazione di una serie di animali dove hanno creato un percorso con tutti questi animali scolpiti. Un cliente in più mi ha richiesto un gadget particolare e mi sono reso conto che una parte della mia attività poteva anche essere rivolta, seppur facendo lavori manuali, a una parte più tecnologica. Quindi ho deciso di comprare un laser dove realizzo dell'oggettistica in legno. È una parte più tecnologica, meno manuale, dove riesco comunque a mettere un po' di creatività mia. Loro mi danno lo spunto su quello che devo fare, io lavoro con il computer, con i programmi, eccetera, poi la macchina ovviamente realizza il prodotto, ma si sente anche là la creatività dell'artigiano. La parte invece di scultura è dove noi artigiani, tutti gli artigiani comunque mettono in gioco il cuore, le mani, l'esperienza e dove riesci a mettere quel qualcosa in più al prodotto che lo rende unico, che gli dà anima. Ecco che una scultura creata da un artigiano con le proprie mani, con il proprio cuore, diventa un'opera che darà sempre un qualcosa a chi l'avrà in casa e quindi a trasmettere serenità, gioia e tranquillità, che sono quelle cose che il legno riesce a trasmetterti. Io lavoro in un piccolissimo laboratorio a Sois, Belluno, e là creo le mie opere. Capita a volte anche di andare a casa del cliente per lavorare. Faccio un esempio, un lavoro che mi è capitato di fare, intagliare un travo di un soffitto direttamente a casa del cliente. Sono quelle esperienze particolari che più unico di così l'oggetto non può essere. 10 anni fa sono stato contattato dalla Scuola del Legno del Centro Consorzi di Sedico per insegnare ai ragazzi alla Scuola del Legno. E ho accettato anche questa sfida, è una bellissima esperienza. Dedico alcune ore a settimana a insegnare qua a scuola del Centro Consorzi sia l'intaglio del legno sia la falegnameria.
Sempre col Centro Consorzi abbiamo sono stati negli ultimi anni sono stati inseriti anche dei corsi serali per gli appassionati del legno, e anche qua svolgo dei corsi serali sia per la falegnameria sia di intaglio, dove dei semplici appassionati si avvicinano a questo mondo, al mondo del legno, e vedo che rimangono veramente affascinati. Tornano, spesso fanno i corsi più volte e riescono a trovare una serenità durante il corso e poi anche nella lavorazione eventualmente che spesso fanno a casa, e dicono che per loro è come una cura. Ho cara una scultura che all'epoca non riuscivo a capire quanto importante fosse. Tempo di famiglia, è un orologio con le lancette che rappresentano i componenti della famiglia. La base dell'orologio è una fetta di un tronco grande tagliato che con l'essiccazione si è crepato tutto, e simboleggia un po' questo, il fatto che i componenti della famiglia al giorno d'oggi per una serie di motivi si incontrano durante la giornata ma spesso non stanno insieme, e questa cosa qua spesso crea dei contrasti, a volte delle crepe importanti nella famiglia. Ecco perché ci tengo tanto a questa scultura e chiudo ringraziando la mia famiglia che mi ha supportato in tutte le scelte che ho fatto.